Però lui è noto per tenere delle mani un po' così, eh? Cioè, l'unica interazione che ha tenuto in questa mano è marcia, poi orchetto, però non è che... Ah, beh, certo, dall'altra parte abbiamo tenuto una mano vuota, vuota, dall'altra non c'è niente, cioè Sciuco e corda della convocazione, wow, cioè siamo molto fiduciosi di pescare tutto il resto. Cioè adesso dobbiamo pescare Nantuco in fila Nadu. Ma mille terre c'è in mano. Mille terre, una è Urzasaga. Vabbè, tra l'altro c'ha già Sciuco, quindi non è che gli serva Urzasaga. Però c'aveva la surveillance, dai. Boh, non lo so, non mi sembra una mano meravigliosa. Vediamo, vediamo quello che succede. Cioè, poi i giocatori poi sono le misti Rainforest ti mettono puoi mettere di Red Arbor, metti qualche creaturina. Vabbè, sì. Non è la miglior mano. Wow, cioè... Vabbè, gli manca Nadu. In realtà gli manca Nadu. Manco accelerino, cioè no, un ovvio. Accelerino forse lo vorrei fare, turno 1 in un mazzo. Sì, mano lenta, due, mano lenta contro un mazzo. Vedete quanti ne gioca 5 accelerini, cioè uno magari... Boh. Poi tra l'altro gioca solo due, questa lista gioca solo due Sylvan Safekeeper. E 4 Nantuco. È sempre 4 Nantuco quelli praticamente. Scusate, solo, ne gioca due, in realtà se ne gioca uno. È un mazzo abbastanza diverso, questa infatti è la versione 4 color, non è Bant, no? No, è Bant. È Bant? Quella for color gioca orchetto. Ah, no, hai ragione, pardon. No, niente, mi aveva tratto in inganno, ok. Bello dismember offside, probabilmente. Sì, perché vedi? Se qua risultano 4 colori. Certo. Capito, per questo ho detto così. Chiaro. Pessimo. Va bene. Ok, ci abbiamo messo un po' a fare fetch. Sì, una specciata di 6 minuti. Esatto, into Surveilland che tra l'altro trova un'altra terra, la butta, un push, ci piace, soprattutto con fetch. E via, però qua farà orchetto. Orco Opel, vabbè, fine turno. Onesto orco. Soul Spike spara pure pezzo, giusto? Spara quello che vuole, sì. Mm. Buono, perché 4 danni sono giusti per Nadu. Già. Oh, ma sai che sto mazzo mi comincia a piacere? Certo. non è un caso. Non è un caso. Cioè, mi sembra veramente molto, molto posizionato bene. Ah, sì, chiaramente, insomma, dalla chat mi fanno notare Venser, carta la nostalgia. Il fatto che Modern Horizon 3, ma già l'ho detto, vero? Mi ripeto, abbia riportato in meta. Comunque, abbia riportato a utilizzare monocopia del signor Venser, Shaper Savant, mi fa impazzire, mi tocco le vergogne, come direbbe e tocca qualcuno, ma cioè, veramente wow. E attenzione al quadernone, giustamente il miglior amico di Jasonier. Qui Doughty e stiamo aperti di push. Hai capito? Non Necrodominance. No, Doughty zero. E sto aperto di push. Hai perché? Capito? Perché non voglio morire. Ebbene sì. Al di là del fatto che non avendo creature era un po' difficile. Jasonier sì. Ha tenuto una mano veramente di fango. Sì, pessima. Invece una bella mano per Noah, che avrebbe potuto fare qua Necrodominance, non gliene frega niente. Preferisce rimanere open appunto con una terra che... Essendo una fetch, attiva il revolt, eventuale revolt, qualora fosse utile. Esatto. Per fatal push. E ha pure Soul Spike, giusto? Sì, c'ha 800 risposte. Soul Spike, però, fatto così senza necrodominanza a terra, è pessimo. Perché ti stacchi tre carte dalla mano. Sì. Arriva il signor Sciuco! Sylvan Safekeeper, poi terra. Ma che ha pescato Jasonier? Perché quello è importante. E Ghippo, e tocca a te, dottore. Fine del turno, si sfeccia, vediamo se c'è un'altra Surveillance. Tra l'altro, no. Ottima secondo me giocata da parte di Noama di fare Doughty, perché se conosci la lista dell'avversario sai che gioca Shifting Woodland, prima fai Doughty meglio è. Sì. Infatti ha fatto Doughty, appunto. Forte Doughty. Palo, creatura palo. Secondo me, ripeto, Jasonier che si proprio, come si dice... Si è suicidato male. Dice al keep. Tenendo una mano davvero inesistente. Tu sei uno che mullica in maniera molto aggressiva. Sì, io mullico in maniera aggressiva. Se qui questo fatal push fa sinkhole. Beh, sarebbe figo. Ma perché dovrebbe fare sinkhole? È perché sacrifica una terra per deve renderlo tenere inaccettabile. Ha fatto sinkhole. Deve tenere sinkhole. Vabbè. Con un nero instant sinkhole. Non male. È comunque forte, capito? Quel costo è un costo, è vero che è a zero, però sacrificare una terra
è impattante, soprattutto molto in early game. Molto impattante. Comunque qui ha levato Fatal Push dalla mano, quindi non deve più aver, come si dice, il mana open per fare removal, perché ha Soul Spike, quindi probabilmente quasi va vedremo, di negro, dai. Vedremo Necro Vediamo. Dominance. Cioè. Non so il resto della mano, quindi marcia, Soul Spike, Necro Dominance. Non ha terra. Non ha terra. Vabbè, però negro secondo me la dice. Ah, c'ha ruba pensieri. Ah, ruba pensieri potrebbe essere una scelta. Eh sì. Sì, perché puoi fare marcia da uno sul safe keeper. Sul secret keeper? Come si chiama? Sì, safe keeper. E praticamente gli fai un altro sinkhole. Se veramente vuole andare a un mana. Ma no, è impossibile, un mana non ci va. Capito? Muore. E quindi è ruba pensieri. Quindi ruba pensieri, trova una mano veramente, veramente me. Perché trova. Stai dicendo se attaccare prima o poi no? Azione. Boom, boom, boom. Sono 5 pizze of the magic. Soprattutto doveva decidere se attaccare con Doughty. Secondo me era molto rilevante capire se attaccare o no con Doughty. Se attaccato con Doughty, non farà tossiz. Vediamo se c'ho ragione. Ora fa Necro Dominance. Dici? Sì. E se no teneva Doughty stappato. Ti faccio tossiz. Vedo che cosa c'hai. Sacrifico Doughty e faccio. Eventualmente, se invece va di negro. Va di negro. Lui sa che è difeso. Boom. Cioè, nel senso, lui comunque ha un Soul Spike. Sì. Quindi una rimozione contro Nadu la fa. Sì. Tra l'altro Oppo è a 12, sì, infatti va a pescare parecchio, perché un Soul Spike ci prova a se chiudere. Sono tre Soul Spike, vediamo se l'ha trovato uno. L'ha trovato uno, ce l'aveva in mano, uno ce l'aveva in mano, un altro l'ha trovato. Certo, se te ne trova tre chiude, ora se trova l'altro chiude, certo, ci prova. È questa la pericolosità del bello, mazzo. Bello sto mazzo. È questa la pericolosità bello. Del mazzo. Vabbè, non penso l'abbia trovato, però gliel'avrebbe già tirato in faccia. Perché non pescare ancora di più allora e provarci ancora peggio? Boh, secondo me no. A sto punto adesso secondo me gli spara il pezzo chiaro, cioè. Ok, Soul Spike, boom. E certo, a quel tutta punto la vita proprio. A quel punto lo fai tutta la vita proprio, quindi lo lascia in mutande. Cioè adesso lui può fare Nadu con Shuko a terra, due trigger, ciao. Due trigger, anzi scusa, uno, perché c'ha l'altro Soul Spike in mano. Sì. Quindi non fa il tempo manco a fare il secondo trigger. Però l'altro Soul Spike adesso probabilmente se lo terrà in mano invece che tirarlo adesso, quindi scarterà le carte, pazienza. Se vede Nadu, secondo me glielo tira. Sì, no, nel senso non glielo tira adesso pre-discard. No, certo, devi tenere per forza. Ma per forza te lo devi tenere, chiaro. Oh, ma quanto mi piace questo mono black, o non gli dà una lira? Ma mi piace, no, è bellissimo. 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 Però mi piaceva la linea di fare marcia da uno su questo ruba pensieri e non fare negro. Che alla fine poi che ha fatto? Ha fatto negro, gli ha sparato 4 danni sulla 1-1. Cioè, secondo me ha fatto negro soltanto per provare a chiudere. Ora. Può essere, era una bella mi linea. Mi pare, anche perché alla fine la tua era una facevi bella removal, linea. Scartino, in più rispetto a questo turno in più gli vedevi la mano. Gli vedevi la mano, gli toglievi una minaccia. Invece così, sostanzialmente, invece che sparare quei 4 danni Soul Spike in faccia, che quelli li vuoi tirare in faccia, è dovuto tirare sul pezzo. Mentre la marcia che va solo su pezzo è più adatto da tirare su pezzo, non lo so. Gli fa vedere 5 carte al judge, si è tenuto queste, tra l'altro quindi non ha tenuto terre, a marcia, Griff, Soul Spike, Shieldred e quell'ultima chi è? Il troll? Troll of Casal Doom, no, veramente? No, quella è Firenze. No, quindi se l'è tenuta la terra. Non si gioca perché non c'è Reanimate. Qui, giustamente, grazie alla potenza incredibile della carta chiamata Urza Saga, possiamo andare a risolvere uno dei pezzi problematici della board dell'avversario, cioè Necro Dominance. E il problema è tutto il resto. Cioè, non so come dire. Già, la saga di Urza che si slanda da sola. Eh sì, si è slandata perché ha trovato pezzo, ora c'ha un mana pool. C'ha doppia corda in mano, pessima. C'ha pure Bosergio, ti posso dire. Ha tenuto la mano orrida, keep, però è stata pure punita male. Keep, sì, ma punitissima pure, che ha pescato proprio malissimo. Dai, ma che mano, però è giusto. Giusto. A me mi succede, sì, sempre mi succede. Sì, quando vero, io tengo queste succedere. Mani in un matchup in cui non le devo tenere, muoio sempre. Può succedere. Non vengo mai premiato dal gioco, perché al pro non deve succedere. No, giusto. No, certo. Peschi seconda corda della convocazione quando hai tenuto una mano senza creatura. Brutta mano. Skip nella cima.
Phyrexian Tower. Vabbè, qui facciamo una Shieldred. Ti picchio per tre. Sana. Shieldred da Mughi. Ma che te frega. Shieldred, cioè, è fortissimo. Shieldred con in mano removal, perché no? No? Sto pensando di fare Griff. Ah, Griff è una brutta giocata. Invece qua, no, si... ah, perché giusto, la removal... Ah no, fa Griff anziché Shieldred. Dico, se... forse fa Griff al posto di Shieldred. Sì. Ah, ok, no, io pensavo Griff picciata, mai. No, ma Griff picciata è orrida se non la vuoi scammare in generale come carta. A meno che non sei obbligato a farlo perché la persona ti ammazza dopo in qualche modo. Comunque, minaccia Lidl nel prossimo turno e ciao. E ci saluta Bo Sergio. No, ci saluta Negro Dominance, quindi gli dà pure una ricca terra con cui potrà fare marcia. Con cui potrà fare marcia volendo. Però Negro Dominance qua sta pensando, ma non posso pescare risposta? Eh no, non è Necropotenza. Ah no, non è Necropotenza. Quello è poco ma sicuro. Però cioè, se glielo fa durante il trigger avrebbe pescato comunque, gli avrà fatto prima. Sì. E qua ti spacco Negro Dominance pesante. Forse. Vabbè, te lascio. Però la race ormai è ampiamente impostata. Sei un morto che cammina, Jason Nero. Dove vai? Che tira fuori? Sylvan Safekeeper e muore. Che ha pescato? Misty, ricordiamo che dà accesso a una ricca Dryad Arbor. Quindi almeno quello. Invece che c'è in mano? Chi? Non so che ha pescato Jason, sì. Già pescare Nadu qui non era male. No, ha pescato Sylvan Safekeeper, avevo visto bene. È un po' che non vediamo il piccione. Dov'è il piccione Simic? Dov'è? Non lo vedo, uscitelo. Comunque siamo tutti fan di Noah Ma. Sì? Io sì. Mazzo incredibile. Bello. Portamento elegante. Sì, sì. Poi c'ha pure la coda. Te posso dire pure? Giocatore superlativo. Voglia. Cioè ha fatto belle giocate, tutte giocate pulite. Tutte... Ha perso una partita al Pro Tour. Una partita al Pro Tour che comunque insomma... 11-1, onesto. Mamma mia. Sembra un giocatore vero. Andiamo a vedere che come imposta questo turno, e dovrebbe essere facile, attacco con tutto. 3, 6, 7, minaccia 8 da magico. Uno è minaccioso, l'altro è imbloccabile. Già. Quindi deve parare il forza Griff qua. Eh sì. Con doppio pezzo. Guagna 2. Chiaramente con la morte di Highway Ermite. Sboom, perdo una vita. Vado a 6, prendo Dryad Arbor, marcia. Esatto. No, ma che poi marcia? C'ha solo Spike in mano, basta gli fa 2 danni e glieli fa. Certo. Che mettono di side? Andiamo a vedere che cosa mettono di side, che sono curioso. Allora, Jasonier avrà allora... Questo no, abbiamo detto che giocava contro energie. Sì. Non ha Veil of Summer? Male. La Titania è sicuramente forte nel matchup, però la devi riuscire a fare. L'anello probabilmente è forte. The One Ring. L'anello è fortissimo perché Mono Black non lo leva. Sì, è forte l'anello. Ma Swan Song mi sembra una cacata. Ci sta anello. Basta, credo. Invece dall'altro lato cosa mettiamo? Certo, se lo vivi, sì. Surgical, credo. Anello è forte perché? Perché è una carta che fa valore contro un deck che... Mono Black lo puoi vivere un po' come un mazzo control, tutto sommato. Certo, control. Certo. Quindi contro control l'anello è sicuramente molto buono. Certo. Soprattutto contro un mazzo che ti scarta le carte, c'ha ruba pensieri, giusto? C'ha ruba pensieri? Sì, sì. C'ha ruba pensieri, c'ha griff. Quattro ruba pensieri, quattro griff. Quattro ruba pensieri, quattro griff. Sì, sì. Che bello! E tre Shieldred, milioni di soldi, non li voglio comprare, niente modern per me. Ma venditi una dual. Sì, ma io non spendo troppi soldi per carte che non sono riserve del list, mi infastidisce questa cosa. Giusto. Capito? Te la ristampano comune. Swan Song anche, ma secondo me non lo giocherà. Ecco game 2. Adesso ha tenuto una mano a caspita, ha tenuto a 5, quindi stavolta ha mulligato per cercare una mano decente e purtroppo ha mulligato troppo. Quindi questo è successo quello che dicevi tu, no? Dice mulli per tenere una mano in match up, poi vai a 5. Scottato probabilmente dalla partita precedente. E qui muore di primo, finita la partita, dai. Griff, Scam. Ti faccio vedere la mano e te dico bella.
giustamente c'era Endurance che poteva salvare un minimo la situazione. Vai, estetico bella. Griff, Scam, ciao, fine adesso. Il turno 1 più bello di Magic. È più antipatico, forse più unfair di Magic negli ultimi anni. Senza dubbio. Nell'ultimo, cioè, nell'ultimo anno. Senza sì, perché se questo si fa pure in Legacy, sta roba. Ma come nell'ultimo anno? Da quant'è? Da di più esiste, immagino, no? No, in Legacy da poco. In Legacy però, si gioca da poco sta roba. No, ma in Legacy mica si fa sta roba qua. No, lo fai con Reanimate. Con Reanimate. Lo fai con Reanimate. Un po' più forte. Se ci fosse Reanimate in Modern, si giocherebbe anche il Troll. Troll cazza Doom. Ma Reanimate mi sembra un pochino più forte. Sì, ovvio. Infatti, di Malachi e Rebirth. Ovvio. Sì, ha voglia. Però si giocherebbe sta roba qua. Saga di Urza. Pupazzo. Oh, questo, non, questo è un, non è un brutto top deck. Questo è buono. Sì, ma non ce l'ha 16 rimozioni in mano? Monero? Immagino di sì. Immagino di sì. La scammata vorrei sparisse. Ma è pazzo. Scammi la vita degli altri. Sai che forse si diverte. Non c'ha removal? Eh? Non ce l'ha? No. Fatal push ce l'ha. Ah, c'ha fatal push. Spam. Basta, foil pure. Che poi, tra l'altro, in verità, i mazzi scam perdono molto nei mazzi saga. Perché saga adesso ti fa... costrutto in tuo costrutto, magari si prende Shadowspear quando è un mazzo saga vero, questo può prendere solo Tamburo o Shuko, e non è che, voglio dire, fa la sua porca figura, eh. Qui in verità chiaramente è troppo indietro Jasonier per provare a resistere all'aggressione. Qui Terra Necro Dominance, go. Immagino. Terra Necro sembra potente, onestamente. C'ha pure Toxic Deluge in mano, ruba pensieri su una carta sola, non gliela fai, fai sicuramente Necro. Negro 100-100. Però non può... Vabbè, sì, sarebbe difficilissimo chiudere qua. Però, comunque fai negro e peschi un pochino. Sta decidendo quanto pescare. Adesso è una carta difficile da giocare, negro. Senza dubbio. Perché adesso devi decidere. E puoi decidere una volta sola, certo. E si blocca tutto. Quante ne peschiamo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carte. Oneste 8. Vediamo quanti Soul Spike in bocca. Quello che dicevo poi nei miei video che provo a dire, eccetera, è che questo Modern Horizon 3 ha veramente trasformato Modern in un turn 3 format. Cioè, a turno 3 o fai una roba, Madonna mia, che liscio, grossa, oppure male comunque. Sei indietro. Qui c'è Necro Dominance fatta a turno 3, è una roba pazzesca, fortissima. Ha lisciato però zero Soul Spike. Quindi deve scartare un botto di carte. Se semplicemente portato la mano a 5, migliorando la quality. È chiaro. Però si è tolto anche un sacco di carte, probabilmente orride, dalla cima del mazzo. Tra l'altro, una delle carte che parte è Toxic Deluge. Non l'avrei mai fatto. Vabbè. Ne ha due, mi sa. Però forse è pure vero che non vuole perdere vite. E a 10. Non ha solo Spike momentaneamente. Vabbè, un altro giro se lo fa dopo. Fine turno costrutto, attenzione. Cazzato il costrutto. Costrutto adesso ne fai un altro, metti Shugo, cominciano ad essere mille danni d'attacchi qua, Nei mazzi in cui di artefatti ne hai, sì, ma in questi mazzi no. Sì, invece, guarda, adesso ne metto un altro, sì. E con la saga di Urza mette Shugo. Ma io sono tre artefatti. Credo proprio che metterà il buon Highwear Might per levare Necrodominanza avversario. Shugo che mette. Hai ragione. Proprio. Vabbè, comunque sono 3-3 sti stronzi. Sì. Adesso menano a 10, attacca, lo manda a 7, gli leva Necro Dominance, sì. Lui va a 15 e vediamo come va la partita. Ci sta. Tra l'altro... Molto forte, Saga di Urza è una carta pazzesca. Molto interessante, e qui non deve levargliela subito Necro Dominance. No, certo. Quindi passa... Lo fa pescare tanto, che non tanto tre pizze, quelle non te le leva nessuno. Sì. Lo fa pescare, lui non può pescare perché c'è Necro Dominance, e dopo gliela leva. Sì. E qua adesso quanto possiamo pescare con Necro Dominance? Niente, perché gliela leva. Gliela leva, secco, giustamente. E ti dirò di più, sai quando gliela leva? In combat. E adesso lui attacca un Griff, lui doppio blocca. No, perché c'ha... non penso che eviterà questa cosa, penso. Effettivamente... 13-17, anzi 15-17 puoi evitare, sì, hai ragione, non blocca mai. No, ma ha fatal push proprio in mano, Noah. Sì, sì, quindi qualora volessi attaccare, forse non attacca nemmeno in realtà questa situazione. Ora vediamo. Quindi fatal push, Griff, Orco, Toxic Deluge. Orco la ripiglia sta partita, infatti attacca. Boom. Vediamo un po'. In main 2 gli leva Necro Dominance, ma lui c'ha Orco.
Orco è fortissimo. Orco riprende da solo questa partita. Eccola. Boom. Va 12-12. Certo, se pesca artefatto Gesonier, Orco non è più forte. I pupazzi diventano 2-2 adesso. Ah, ma gliela ammazza tutte e due, mo. Gliene leva uno e poi fa Orco. Fa dal push, Orco fine. Madonna. Mamma mia. Board clear su un mulligan a 5. Non è che sia proprio la fine del mondo. Qui abbiamo... questo un inutile halfling, pupazzo, senza asciugo, senza pesante. Asciugo pesante, anche se pesca Nadu non fa niente. Esatto, ma Nadu non pervenuto, non l'abbiamo mai visto. Nadu non l'abbiamo bannato visto. Dal mazzo di bannato Jason. Dal mazzo di Jason. E dall'11-1 Noah Ma con la sua bandiera sudcoreana che splende su questo Pro Tour si presenta al altro griff sul nullas. Giustamente, mette un altro pezzo minaccioso. Mamma mia, come la stravinta questa partita. Griff scammato a turno 1. Ti scarto doppia carta su mulligan a 5 o a 4, quello che era, a 5. Fine. Deve rivelare. Un milione di danni, Griff. Le rivela tanto per... Carino il draghetto. Sì. Che si ruba qua? Orchetto. Vabbè, ma c'ha due pezzi minacciati. No, ma mi sa che a breve vedremo una mano. Due mani incontrarsi. Allora, ha trovato Sylvan Safekeeper con cui può almeno partire con Nadu, almeno può partire, quindi può passare, insomma. Ci vuole il coraggio, già della bandiera bianca, come ha detto il Papa. Noi, l'ha sì. Detto il Papa? Sì, eh? Sì. È corretto. Sì. Papa, grande nuovo personaggio della magia notturna. Uno dei nostri preferiti di sempre. Allora, doppia griff con minacciare. Lo manda a 6. Però lui può effettivamente prendere quei 6 danni, bloccare con l'1-2 orchetto o la pedina. No, che fa? Fa Toxic Deluge -1/-1 a tutto? Sì, fa Toxic Deluge -1/-1 a tutto. E vince così. Muore tutto, tranne il signor The Lighted Elfling. Però lui non concede, eh? Intanto si sono verificati dei fatti alle nostre spalle. Tanto sì, si sono verificati dei fatti, la gente urla, la gente in fila, forse c'è tale avesta. Forse esatto, lo volevo dire io, però mi sembrava brutto. L'ottima. Vabbè, o forse c'è comunque qualcos'altro, qualche altro contenuto. Non vedo cos'altro potrebbe generare qui questa... Qui ha ritirato fuori carta che fa doppio pezzo, qui... continua a essere molto attaccato alla vita Jasonier, qui fa doppio blocco, non serve a niente, perde tutte e due. Modalità di comeback due, qua? Non c'è, vero? Secondo me non c'è. Forse War Ring se l'ha messo. War Ring è forte. War Ring era forte. Attenzione. Ma questo non gli basta. Permanentes. Corda, Force of Vigor, il nulla, stretta di mano è arrivata, l'avevo detto. Force of Vigor assai dato. Force of Vigor per levare Necrodomina. Certo, ci sta.